più cordiale buona serata agli amici del basket sintonizzati. Siete in collegamento con il Pallavista di Pavia, sesta giornata del campionato nazionale di LNP, girone B. Omnia Pavia che riceve la visita della LTC San Giorgese. Buona serata da Paolo Rappoccio e da Fabio Sacchi. Tutto pronto per questa sesta giornata, due squadre entrambe appaiate a quota 4, due vinte e tre sconfitte, ruino di marcia delle due squadre. Pavia che ovviamente deve darsi una scossa, ha incassato una sconfitta a Lecco dopo un ottimo inizio, poi si è la squadra di Baldiraghi progressivamente ha perso di tono e ha perso l'ennesimo treno nel finale, un po' una costante di questo inizio di campionato, sicuramente non fortunatissimo. Ora la squadra di Baldiraghi che in settimana ha ricevuto un assoluto endorsement da parte della società, presa di posizione molto forte dell'amministratore unico Gianni Perruscion, che ha chiaramente detto l'allenatore è questo, non si tocca, quindi tutti insieme a ripartire, compatti. Ovviamente serve una vittoria perché in cima alla classifica le Venete stanno camminando a ritmo davvero sostenuto, ma al di là del fare la corsa sugli altri, Pavia deve comunque fare la corsa su se stessa, cercare di vincere più partite possibile. Non è certo questo il momento di guardare la classifica. Ora vedremo le scelte. Baldiraghi che ha recuperato all'ultimo Capitan Benedosi, che ha avuto per tutta settimana un problema che gli ha impedito di allenarsi, però è riuscito a effettuare l'ultimo allenamento con la squadra. Tutti a disposizione, vediamo le scelte. Dovrebbe essere Gloria, Venucci, Benedosi, Spatti e Touré, le scelte del coach pavese. Per quanto riguarda invece Daniele Quilici, il quintetto con cui abitualmente la Sanjo va a partire è costituito da Roveda, da Bocconcelli, Parlato, Leardini e Francesco Toso, il capitano del gruppo legnanese, uno dei tre senior. Squadra come sempre assolutamente fedele alla linea verdissima, quindi tre senior e poi una banda di sbarbati sempre di grande talento. L'anno scorso San Giorgio, che è stata assolutamente una nostra bestia nera, venne qui a sbancare alla prima casalinga e poi scrisse una delle pagine più brutte dello scorso campionato, punendoci davvero in maniera molto severa nella giornata del famoso ammutinamento, se ci passate il termine, di Iannilli e Guaccio. Comunque, acqua passata, andiamo a descrivere il primo possesso. C'è l'ottimo scarico con cui viene pescato nel cuore del pitturato Francesco Toso, che va a mettere due punti comodi per scrivere il primo vantaggio ospite. Buon innesco per Spatti, che va a attaccare Parlato sulle tacche, corta però la soluzione dell'ala di Gavardo. Conquista il rimbalzo Roveda, che spinge, va per il consegnato per Bocconcelli, si va da Parlato, marcato in questo momento da Venucci. Parlato in avvicinamento, trova sulle tacche Toso, movimento contenuto da Gloria che va a stoppare Toso, però c'è il brutto passaggio di uscita del lungo siciliano, quindi arriva la prima palla persa, la quale fa tornare in attacco San Giorgio. C'è però la palla persa anche di Parlato, recupero di Benedosi, Spatti con una tripla frontale aperta e va a realizzare, quindi c'è il primo vantaggio interno, primi tre punti per Alessandro Spatti. Fondamentale che il lungo di Gavardo si dia una scossa, finora sta producendo cifre assolutamente inferiori a quello che è il suo potenziale, sta viaggiando più o meno alla metà di quelle che erano le cifre che gli erano abituali lo scorso anno. Parlato sul quale si spende in difesa da Touré, ora c'è il cambio difensivo con Gloria che rimane accoppiato a un piccolo, Roveda gli spara da tre punti in faccia, da due punti il canestro del numero 7, cresciuto cestisticamente all'Accademia Basket Alto Milanese, quindi in coabitazione appunto tra San Giorgio e Legnano. 4-3 il vantaggio degli ospiti. Pavia in attacco, palla alle mani di Venucci. Vedremo anche le scelte difensive degli ospiti. Ora c'è il buon innesco sul pick and roll con Gloria che mette due punti in prossimità dell'anello. Abbiamo visto nelle ultime partite che le squadre avversarie hanno fatto delle scelte difensive molto molto speculative. Ricordiamo Soresina, ma la stessa Lecco, sui pick and roll di buona parte dei nostri esterni ha scelto di passare sistematicamente dietro proprio per sfidarli al tiro, in qualche modo appunto per speculare su un momento sicuramente non di grande ispirazione. Ora rimbalzo in attacco di Toso ed è il seconda volta che Toso, Capitan Toso, riceve nei pressi dell'anello, qui dove ovviamente ha cifre molto interessanti. 5 per chi attacca, 6 per chi si difende, 7.42 per andare al primo intermedio. Venucci con palla in mano, lavora dal palleggio, si prende una soluzione da due punti, la sbaglia. Rimbalzo controllato dal numero 10 Leardini.
Prometa che si fa tutto il campo, prende il fallo di Venucci, ovviamente fischio che arriva prima che ci sia continuità d'azione, quindi non buono il canestro. San Giorgio che è reduce dalla vittoria di strettissima misura con la Robur Varese. Rimessa in zona d'attacco, va Roveda, su quale lavora Venucci, mentre Momo Touré in marcatura su Bocconcelli, ora la forzatura sbagliata che termina corta di Roveda sulla buona difesa di Venucci, poi che può ripartire, vediamo se Venucci viene innescato in movimento, su di lui c'è l'adeguamento difensivo dell'assaggio. Si va da Spatti che si gioca uno contro uno con Leardini in avvicinamento, c'è però la violazione di passi fischiata al lungo bergamasco. Comunque preferiamo questo tipo di errore allo Spatti abulico che abbiamo visto troppe volte in questo avvio di campionato. Spatti deve darsi sicuramente per prendere iniziative. Ora sulla pressione c'è però una bomba aperta concessa a Parlato, Parlato che per fortuna dell'Omnia decide di graziarsi. La pressione a tutto campo di Pavia non aveva proposto grandi difficoltà agli avversari, anzi aveva concesso un tiro aperto. Aperta anche la soluzione frontale che Mattia Venucci va a mettere in arco dei 6.75, 8.6 più 2 per Pavia, 6.34 da giocare in questo primo periodo. Bocconcelli con palla in mano, lavora contro Momo Touré, ancora una volta l'innesco nel pitturato per Toso, su di lui va a mettere le mani deciso sulla palla Capitan Benedosi, i fischietti che sono i signori toscani Bocciatti di Siena e Giustarini di Grosseto vedono però un fallo, quindi fallo fischiato a Capitan Nico Benedosi. E sull'attacco Sangio andiamo per la prima volta da Fabio. Sì, una Pavia che probabilmente si mette a zona sulla dimessa, infatti è proprio così, adesso si adegua a uomo, Bocconcelli prova subito il tiro da tre punti, non va e allora il rimbalzo di Benedosi che apre subito per Venucci. Venucci aspetta il blocco di Spatti in transizione, ancora bomba di Mattia Venucci, alta tripla, seconda, la seconda di questa partita per Mattia Venucci, 11-6 per una Pavia che è partita fortissima in attacco, mentre in difesa deve ancora un po' carburare. Ora ha parlato, batte Spatti, fallo di Ale Spatti, battuto sul primo passo. Ecco, una Pavia diciamo che ha avuto delle difficoltà a livello difensivo più che offensivo. Terzo fallo dei padroni di casa contro gli zero degli ospiti quando mancano 6 minuti alla fine del primo quarto. Ora Toso riceve in questo momento consegnato per Bocconcelli, blocco Bocconcelli uno contro uno e va a realizzare in penetrazione. 11-8, altra disattenzione di Pavia che ha lasciato un po' libera l'area e Bocconcelli è andato a depositare con estrema facilità. Ora Touré ad impostare, blocco di Gloria per favorire l'uscita di Benedosi, blocco anche di Spatti per Venucci che esce in questo momento, prova, scambia a due con Spatti, Gloria lo ritrova sotto canestro, uno contro uno, sbaglia Spatti ma Gloria segue il rimbalzo e sono altri 2 punti per Pavia che come detto è molto intraprendente questo inizio di gara a livello offensivo. Ora l'attacco è per gli ospiti con il numero 10 Leardini che prova l'azione solitaria contro Benedosi, ottimo il canestro di Leardini che si divincola dalla marcatura del ministro della difesa. Ora Venucci marcato da Roveda, aspetta l'uscita di Benedosi, ancora Venucci, blocco di Gloria, Venucci finta il tiro, palla sotto per Gloria che si gioca l'uno contro uno un po' macchinoso, Spatti 8 secondi alla fine dell'azione, Touré in uno contro uno, palleggia adesso il tiro di pregevole fattura che va dentro con l'aiuto del ferro. E Touré che subito alza la difesa su ordine di Pat Baldiracchi, Bocconcelli per Toso, aspetta Roveda, gli consegna il pallone in questo momento, pick e ripick di Toso, Roveda però non crea vantaggio, palla però per Parlato che sbaglia la tripla, lancio lungo di Venucci per Benedosi, altri 2 per Pavia.
ci si aspettava un inizio forte di Pavia e soprattutto a livello realizzativo lo si è visto, grande intraprendenza, da sistemare qualcosa in difesa, ma comunque adesso Pavia è sulla giusta strada. Ecco, appena l'ho detto, subito due punti di Toso. Sì, in attacco probabilmente le migliori cifre dall'inizio del campionato, Pavia sta tirando 4-7 da 2 punti e 3 su 3 da 3 punti, quindi questa è assolutamente una notizia. Pavia sta andando comunque determinata, abbiamo visto anche in questo caso attaccare il ferro, decisa l'idea di Baldiraghi di lavorare sulla semplificazione dei giochi in attacco, per il momento sta probabilmente producendo dei buoni dividendi. Ora primo cambio per Pavia, riposo per Mirko Gloria, dentro Ferdinando Nasello, proprio per provare, credo, ad andare un po' come un libero calcistico. Nasello è un giocatore che sicuramente fa dell'aiuto difensivo una delle specialità. Baldiraghi non ha gradito le volte in cui gli esterni hanno battuto sul primo palleggio e poi sono andati al ferro comodamente gli esterni ospiti, quindi con Nasello si prova a chiudere, a blindare il pitturato. Conciliamolo fra il tavolo e i signori toscani, ora chiarimento anche con coach Baldiraghi. Le cifre individuali sono 2 per Benedusi, 3 per Spatti, 6 di Venucci, 2 di Touré, 4 per Gloria per quanto riguarda Pavia. Per quanto riguarda LTC sono 2 di Bocconcelli, 2 di Roveda, 2 di Lardini, 6 di Toso. Dovremmo essere pronti alla ripresa del gioco. Quindi c'è il cambio, fuori Spatti e torna Gloria. Esce Spatti e rientra Mirko Gloria. Lo Spatti che comunque rimane sul cubo dei cambi. C'era stato segnalato male il cambio. Esatto. Chiarito il mesante stand, è tutto pronto per riprendere. Venucci con palla in mano, Roveda che prova ad andare aggressivo, ma Venucci lo batte. Si avventura nel cuore del pitturato, poi affida un pallone a Touré in angolo che sbaglia da 3 punti. Rimbalzo controllato da Parlato, 5 di vantaggio per i Lupi, 3-31 per andare al primo pit stop in questa partita. Leardini che va a puntare Benedusi, giocatore di gran fisico, che lavora bene sul perno, sbaglia, rimbalzo si fa valere Gloria. Pavia che può andare in transizione, ora Benucci che aspetta il blocco di Gloria, ma c'è invece il blocco irregolare. C'è il fallo fischiato a Nasello. Anzi, a Ferdinando Nasello. Si perfeziona ora il cambio, quindi fuori Gloria, torna sul parquet Alessandro Spatti. 5 di vantaggio per chi si sta difendendo. San Giorgese che può tornare in attacco con Roveda. Si apre in angolo Bocconcelli, su di lui lavora sempre Touré. Ora c'è la posizione profonda di Toso, marcato da Spatti, prende posizione nel cuore del pitturato, fa largo col fisico, sbaglia. Spatti che comunque è riuscito a tenere. Benedusi che può partire, una finta da 3 punti, poi torna da Spatti e poi andrà a giocare in metà campo. La finta di Venucci che si prende una soluzione dal palleggio, la sbaglia, ma il rimbalzo lungo viene controllato agevolmente da Benedusi, quindi extra possesso a disposizione dell'Omnia. Touré che lavora dal palleggio, va al ferro, subisce il fallo. Ecco, una costante di questo inizio di campionato è che Momo Touré, che è un giocatore davvero devastante, nel momento in cui parte in uno contro uno, non è particolarmente tutelato dagli arbitri. Cioè, questo tipo di penetrazioni le fa in tutte le partite e molto spesso subisce di ogni, col fatto che ha un fisico spaventoso, i fischietti tendono a non premiarlo. Ora invece hanno visto il contatto, qui sono 2 tiri liberi per il giocatore nato nel 1992 ad Angera. Fa realizzare Momo, 3 per lui. 2 sono i possessi di margine per la banda Baldiraghi. Touré va per allungare a 7 il gap a vantaggio dei pavesi. 19-12, 2-37, buono anche il fatturato, insomma, veramente Pavia è stata così produttiva in partenza. Parlato mette palla per terra, marcato da Nasello, ora c'è il cambio difensivo, Touré è costretto a recuperare, scivola, tripla aperta di Bocconcelli che va a realizzare, giocatore cresciuto nel vivaio di Pesaro, canestro da 2 punti per Bocconcelli. 19-14 dice il tabellone qui in via Treves. Ora Benedusi che manda a vuoto ma sbaglia la soluzione a 2 punti, rimbalzo controllato da Bocconcelli. Doppio cambio in vista per Quilici, Roveda spara 3 punti, sbaglia, c'è il buon lavoro in taglia fuori di Spatti che consente una
comoda carambola raccolta da Benedusi. Benucci che va al ferro, prende il contatto di Toso, va a realizzare morbido il rilascio del giocatore di San Vincenzo, che va a realizzare la possibilità di avere un addizionale. 21-14, tornano 7 di margine per Pavia, cambio chiamato da Baldiraghi, riposo per Duré dentro Pippo Fazioli, doppio cambio invece per Quilici, fuori Toso, dentro Colombo, fuori anche il numero 10 Leardini e dentro Berra. Che va per il nono, sono 9 per Benucci, 1 su 3 da 2, 2 su 2 da 3 punti, 1-1 in lunetta per il regista toscano, 8 di margine per l'Omnia, Coconcelli che lavora in palleggio, il cambio difensivo, poi si va da Colombo che affronta l'ex compagno Spatti, torna fuori per una tripla in angolo, sbagliata Roveda che però cattura il rimbalzo, si va da Parlato che chiude il palleggio, va in acrobazia, sbaglia, rimbalzo catturato da Benedusi, Benucci che può ripartire, Omnia che continua a tenere cadenze piuttosto sostenute, ora c'è il buon innesco per Benedusi che va a prendere una ottima soluzione in percussione centrale, sbaglia, probabilmente c'è un contatto, arbitri che non fischiano, Berra con palla in mano da Colombo che ribalta al lato per la tripla di Bocconcelli che va però a realizzare. Buona giocata di Colombo che è andato ad attivare il lato debole, 22-17, 5 di margine per Pavia, pronto sul cubo di cambio anche Davide Liberati, ora c'è un contatto lontano dalla palla sul taglio lungo la linea di fondo di Benedusi che si muove sui blocchi, c'è il fallo speso dal numero 7 Roveda. Qualche secondo di fiato per Capitan Benedusi, dentro Davide Liberati ma c'è una sosta, c'è il minuto di sospensione chiamato dalla panchina ospite. Buon inizio per Pavia, sicuramente con buona confidenza in attacco, abbiamo visto appunto decisione, abbiamo visto comunque un coinvolgimento generale e quando comunque si viaggia su certi ritmi Benedusi è assolutamente un califfo per la categoria. Sì, in attacco ovviamente nulla da dire e ricorda un po' l'inizio della partita di Lecco se vogliamo, anche se là ovviamente erano stati due soli punti degli avversari. L'unico problema sono i troppi canestri concessi agli ospiti, in particolar modo alcune disattenzioni che hanno coinvolto la difesa pavese, troppo sguarnita l'area a volte, troppo sguarnito il perimetro, infatti Bocconcelli ha punito subito con due bombe, infatti dovrebbe essere 2 su 3, esatto. E quindi da quel punto di vista Pavia deve sicuramente migliorare. Dall'altra parte, non so se è stato coach Baldiraghi o meno, Pavia sta spingendo molto, soprattutto gioca molto in transizione, è molto più intraprendente e questo è sicuramente un punto positivo che deve continuare a mantenere. È chiaro, magari per tutta la partita è difficile, però continuare su questo trend non sarebbe affatto male. 51 secondi per andare a chiudere questo primo quarto. Rimessa di Davide Liberati, c'è il taglio di Spatti, riceve invece Benucci che prova da 3 punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Sassà Parlato. Sangio che può ripartire, su Parlato è stato fatto un buon lavoro di staffetta della difesa di casa. Riceve Colombo, l'end-off con Bocconcelli che si butta dentro, Spatti è in ritardo di un giro in difesa e arriva il 22-19. Sicuramente Bocconcelli ha fatto male, guardia davvero che ha ottimi mezzi atletici, quindi può sparare a 3 punti ma può anche andare al ferro con grande tranquillità. Liberati riapre per Spatti, rinuncia a un tiro, arma la mano di Fazioli che sbaglia da 3 punti, c'è però la buona posizione a rimbalzo di Nasello che va a concedere un possesso addizionale a Pavia, sono 12 per chiudere questo primo quarto, il palleggio di Venucci, su di lui c'è il raddoppio, palla per Liberati, pessimo il passaggio di Liberati, intercettato la difesa ospite, ora la possibilità dell'ultimo tiro, se ne incarica il baby banchero che ci grazia sulla sirena, quindi Pavia che chiude avanti di 3 al photo finish, 22-19. Margine che era arrivato anche alle 8 lunghezze di vantaggio, c'è stato questo buon finale di Bocconcelli, Bocconcelli che chiude con 9 punti. Le cifre individuali dicono
per Pavia 3 di Spatti, 9 di Venucci, 4 di Touré, 4 anche per Gloria, 2 per Benedusi. Quanto riguarda invece la LTC San Giorgese sono 9 di Bocconcelli, 3-3, 1-2 da 3 punti, 6 di Toso, 2 di Lardini, 2 di Roveda. In quest'ultima azione abbiamo visto come Venucci è stato raddoppiato sul pick and roll, ha segnato le prime due triple. Ovviamente la San Giorgio adesso si è adeguata e è per questo che Pavia deve trovare altre bocche da fuoco. Lo diciamo sempre, è alquanto banale, ma in particolar modo su un giocatore che viene raddoppiato, trovare spazio sul perimetro è sicuramente una soluzione da trovare. Il tiro di Fazioli assolutamente giusto, anche perché lui viaggia col 40% da tre punti in questo inizio di stagione, quindi un tiro ben preso. Vediamo le scelte degli allenatori. Pavia che deve sicuramente cambiare marcia in difesa, deve riuscire a chiudere. Ha fatto un buon lavoro finora su Parlato, ma Bocconcelli è stato comunque un rebus irrisolto. Ospiti che ripartono con carte particolarmente mischiate, c'è il giovanissimo Banchero, regista del 2000, che viene dalle giovanili di Casale Monferrato. Anche Baldiraghi riparte da Fazioli, quindi minuti di riposo per Touré. Quindi Fazioli è accoppiato a Venucci, quindi interessante anche questa scelta, consente a Venucci di spostarsi in guardia. Due lunghi sono Nasello e Gloria e poi nello spot di numero 3 gli è data fiducia a Liberati, che ovviamente ha bisogno davvero di mettersi in partita. Inizio il secondo quarto di gioco. Si riparte con un possesso di vantaggio per l'Omnia, Fazioli per Liberati, per Gloria c'è il taglio di Venucci, il taglio di Fazioli, però viene servito, l'end off con Gloria, 13 per chiudere il possesso, di lui va forte la pressione di Sangio. Fazioli che ribalta in angolo per Liberati, che si prende una tripla dal palleggio, la sbaglia, rimbalzo comodo controllato da Sasà Parlato. Tribunetta Pavese che finora non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, lo striscione enorme, noi al fianco di 10 lupi, ovviamente a sottolineare come sia fondamentale vedere una squadra con un'anima, una squadra che lotti. Ora Colombo che va per il gancio, è ben contenuto da Nasello. Ottima difesa del lungo ex San Miniato, che costringe a un tiro quantomeno avventuroso il lungo ex Oleggio. Palla nelle mani di Pippo Fazioli che parte in palleggio. Il consegnato con Gloria che va da Liberati, si muove in palleggio, scarica un buon pallone per Gloria. Serie di extra pass, Fazioli costretto a penetrare, tiro in hesitation sbagliato, rimbalzo controllato da Berra. Addirittura forse un extra pass di troppo. Gloria con il fisico che ha avrebbe potuto andare deciso ad attaccare il ferro. Ora c'è sulla partenza di Bocconcelli il fallo speso da Filippo Fazioli. Fallo di Fazioli. Vorremmo vederlo davvero molto più cattivo, il nostro numero 10, che è sicuramente una pasta di ragazzo, ma in campo dovrebbe tirar fuori davvero un po' più di cattiveria, perché davvero ha mezzi fisici e tecnici di primo ordine. Parlato, accoppiato difensivamente a Gloria, ora Parlato mette palla per terra, va a attaccare il lungo che riesce a contenerlo, Parlato che si lamenta per un possibile contatto, arbitri che se non se ne danno per inteso. Pavia che può tornare in attacco, avanti di 3, c'è il ottimo pick and roll tra Venucci e Gloria. Cioccolatino del numero 11 che viene scartato da Gloria. Gloria che arriva a quota 6 con credo 3 appoggi davvero comodi che Venucci gli ha telecomandato nelle mani. Parlato spalla canestro, torna fuori da Bocconcelli, il cambio difensivo, ora Colombo aperto in arco, ovviamente non tira. La percussione del numero 3 Banchero che sbaglia, però c'è il rimbalzo in attacco di Colombo, ancora una volta Pavia che non fa taglia fuori. E Sangio che rimane ad un possesso di svantaggio, 24 per chi attacca, 21 per chi difende, 7-54 per andare all'intervallo. Palla nelle mani di Davide Liberati, fuori da Gloria, circolazione perimetrale, esce Venucci, un palleggio, l'end off con Gloria, ora chiusa la strada del pick and roll, però c'è un errore difensivo e il giovane Banchero chiude l'area, ma si dimentica un tipino pericoloso in area, di pericoloso in arco, e Venucci non perdona. Venucci che va in doppia cifra, sono 12 per il toscano. Su questa ricezione di Colombo che va a realizzare, noi andiamo da Fabio.
Sì, è un Venucci che ha appena trovato un attimo di spazio, un attimo di libertà, ha piazzato subito la tripla. Ora Fazioli per Nasello, ancora Venucci, blocco di Nasello, altra tripla fintata, assist che però viene intercettato ora Parrillo dall'altra parte per Banchero, che però butta via il pallone. Ovviamente l'ha parlato, non Parrillo. E adesso cambio per gli ospiti, rientra Roveda, esce Bocconcelli che per la prima volta esce dal match. Roveda si andrà ad occupare di Fazioli mentre Banchero continuerà a rimanere su Venucci. Ora Nasello che aspetta che Venucci arrivi, gli consegna il pallone, chiama lo schema e aspetta il blocco di Mirko Gloria che arriva in questo momento. Venucci in penetrazione, scarico per Fazioli da tre punti, la palla che fa il giro del ferro ed esce, sfortunato in questo caso il numero 33 di Pavia. Ora Colombo, circolazione perimetrale che premia per probabilmente fallo di sfondo, agli arbitri fanno cenno Venucci di rialzarsi, parlato spalla canestro contro Fazioli, 6 secondi alla fine, scarico per Colombo, semigancio che non va e rimbalzo controllato da Venucci, palla subito per Fazioli, non c'è un attimo in cui le due squadre si fermino, sbaglia però Ferdinando Nasello e allora il contropiede primario per gli ospiti, salvo parlato da tre punti, mattone che non vede neanche il ferro e Venucci che può impostare una nuova azione offensiva con un po' di calma. Finalmente non riuscivamo neanche noi a seguirli con la testa. Venucci, blocco di Gloria, scarico per Liberati che finta il tiro da tre, palla sotto per Gloria, scarico ancora per Liberati da tre punti, Davide Liberati non va neanche questa tripla e allora Banchero per terra, probabilmente trazione di passi non avvisata dagli arbitri, Banchero sul blocco di Colombo, uno contro uno, si palleggia sul piede, ancora parlato, scarico per Banchero, da tre punti, completamente libero e questa non può sbagliarla, 27 a 26, meno 1, e sul cumulo dei cambi sono pronti Spatti e Touré. Liberati per Fazioli, blocco di Gloria ancora, Fazioli in uno contro uno, scarico per Gloria, Gloria si fa spazio nel pitturato e va a realizzare, 29-26, vedevamo un po' di cattive da Gloria e in questo caso l'abbiamo avuta. Roveda a chiamare lo schema, aspetta l'uscita di Banchero, che adesso scarica ancora per Roveda, in uno contro uno, un po' dimenticato dalla difesa, scarico per Berra, alta tripla, sbagliata questa volta e Gloria giganteggia sotto i ferri, Venucci spinge in contropiede, scarico per Nasello, ottimo, ma sbaglia anche la correzione Gloria, allora siamo già dall'altra parte, Banchero in uno contro uno, gli scivola il pallone, ottima la difesa di Fazioli. Nulla di fatto, anche se gli ospiti si lamentano con gli arbitri. Doppio cambio che probabilmente arriverà in questo momento per Pavia. Gli arbitri vogliono un attimo parlarci su. Arbitri a colloquio con Mattia Venucci. Si chiariscono i signori in grigio, che andranno ovviamente a parlare anche con Pat Baldiraghi. Dicevamo doppio cambio per Pavia e anche doppio cambio per gli ospiti. Entrerà il numero 40 Toso. E il numero 10 Lardini. Arbitri che finalmente finiscono il loro colloquio e allora arriva il doppio cambio per Pavia, esce Nasello ed esce anche Venucci al primo riposo di questa giornata. Altro cambio per gli ospiti, rientra Bocconcelli che ha fatto molto male alla difesa di Pavia precedentemente. Adesso Pavia si trova a più 3, ma la Sangio ha sta difendendo effettivamente molto più forte rispetto all'inizio, Pavia non sta trovando le buone soluzioni che aveva trovato all'inizio partita, al di là delle percentuali. Adesso sarà interessante poi vedere questi minuti in cui Pavia avrà il proprio go-to guy seduto, Venucci si è preso i primi minuti di riposo e ora vedremo se
la truppa di Baldiraghi riuscirà a trovare dei poli offensivi alternativi. Ora Touré con palla in mano, palla Gloria nel cuore del pitturato, e questa può essere una tematica interessante. Palla nella Tonnara, Gloria sicuramente una fisicità importante, si è comunque messo in partita subito, quindi è fondamentale continuare a dargli il pallone. Ora Sangio ha deciso di spendere un fallo, è il secondo fallo di squadra per i legnanesi. Palla nelle mani di Momo Touré per Liberati, lavora dal palleggio, buon pallone per Gloria, si viene stoppato però riesce a recuperare il pallone, ora andrà nuovamente ad attaccare Toso, sbaglia però a due punti. Toso che è un giocatore pericoloso, un giocatore verticale, l'anno scorso è stato il miglior stoppatore del girone. Ora Roveda che punta fino in fondo, scarica per Berra che batte Liberati, va al ferro, sbaglia, buono rimbalzo di Gloria che prende anche un colpo da Toso, non visto dai signori in grigio, ma via che può tornare in attacco con un possesso di vantaggio. Si va da Spatti a sfruttare il mismatch con Bocconcelli, lavora sul perno Spatti e c'è un'altra infrazione di passi. Situazione in fotocopia rispetto a quella vista qualche minuto fa, Spatti che si fa ingolosire ovviamente da un vantaggio fisico in post basso, però incappa nella seconda palla persa. Fuori Liberati che non è riuscito a sbloccarsi, a entrare in partita, torna Capitan Benedusi, Roveda con palla in mano su due Fazioli che prova ad alzare il tono della pressione. L'uscita di Bocconcelli marcato da Touré che rimane sul blocco, c'è il fallo di Momo Touré che ha provato a forzare il blocco dell'attacco Sangio, rimessa in zona d'attacco, due falli anche di squadra per Pavia. 3-18 per andare all'intervallo lungo, 29-26, 3 di vantaggio per la truppa di Pat Baldiraghi, la ricezione di Toso, l'end-off con Bocconcelli, passa dietro il blocco Momo Touré, Bocconcelli che chiude il palleggio, va dal numero 10 Liardini, sotto per Toso, ancora per Bocconcelli che va da tre punti, va a realizzare. Bocconcelli che trova il pareggio a quota 29, Bocconcelli che finora è il miglior realizzatore in campionato per la San Giorgese, sta viaggiando a 15 ad allacciato di scarpa e questa sera sta comunque crivellando il canestro pavese. Fazioli in palleggio, una mezza idea di attaccare, prende il fallo del numero 10 Leardini sulla percussione, fallo che non è arrivato in azione di tiro, quindi sarà rimessa in zona d'attacco. E zitta zitta Sangio, senza scomporsi più di tanto, alzando sicuramente qualcosa di più in l'intensità di qualche tacco, l'intensità della propria difesa, è riuscita a trovare il pareggio. Ora c'è Touré che perde palla recuperata da Bocconcelli e Baldiraghi ovviamente è costretto a rimettere precipitosamente Mattia Venucci perché senza di lui l'attacco pavese ha radicalmente spento la luce. Fuori Pippo Fazioli. Corna la chiamata di Roveda che supera la metà campo in questo momento. Toso che si muove per il consognato, va da Bocconcelli sul quale prova a lavorare Benedusi che però se lo perde. Non arriva il cambio difensivo e arriva anche il sorpasso con il 12° di Bocconcelli. Avanti di 2 la Sangio, 29-31. Benucci costretto a inventare, fa una gran cosa sul perno e va a trovare la parità a quota 31. Benucci che ricomincia esattamente da dove aveva smesso facendo canestro. 14 per Venucci, ora c'è l'innesco interno per Toso che va a prendersi una corsia preferenziale al centro dell'area pavese, su di lui c'è il fallo speso da Mirko Gloria, sono due tiri liberi per il lungo cresciuto nel vivaio dell'Olimpia Legnano. Altro doppio cambio per Quilici, fuori Roveda e Berra, tornano Sasà Parlato e il numero 3 Banchero, esce anche Touré, dentro Mazzoleni per provare a difendere con un po' più di presenza fisica. Toso che sbaglia il primo tiro libero, tabellone via Treves che recita perfetta parità quota 31, 1.55 da giocare. Nuovo cambio di vantaggio, avanti di 1 gli ospiti, 31 per chi attacca, 32 per chi si va a difendere. Mano la chiamata di Venucci, Mazzoleni fuori da Spatti, Venucci fuori dal doppio blocco,
Mazzoleni, che ha la possibilità di prendersi uno contro uno, fa una buona cosa, poi sbaglia, però è bravo a prendersi il rimbalzo offensivo. Spatti aperto in arco, sbaglia, rimbalzo controllato da Toso. Percentuali di Pavia in arco che stanno calando dopo l'ottimo inizio, siamo a 4-10 complessivo. La ricezione di Bocconcelli, su lui prova a stare Benedusi che va per le terre. Toso che torna sul lato debole, si è parlato che si prende un tiro in fadeaway, va a realizzare. Primi due per Sasà Parlato che era 0-6 dal campo. 3 di vantaggio per San Giorgio. Ovviamente si chiude a protezione dell'area e lascia comunque sfida al tiro i tiratori pavesi. Ora Spatti che prova a prendersi una situazione di vantaggio, c'è però il raddoppio e la rimessa per Pavia con 4 secondi, c'è il tocco della difesa ospite, arbitri che hanno deciso di non fischiare nessun tipo di contatto. Guarda, la Sanjo sta mettendo un'intensità sul parquet davvero notevole. Sì, assolutamente, anche perché ha comunque una rotazione allargata, una rotazione con tanti giocatori giovani, quindi ovviamente ha sicuramente energie da spendere. Per Pavia abbiamo visto fare un po' di fatica a Capitan Benedusi, che abbiamo detto reduce da una settimana problematica. Ora Spatti che lavora bene sul perno, subisce il contatto, va a realizzare, prende il fallo di Capitan Toso. Secondi per chiudere l'ostilità, Spatti in lunetta con l'addizionale per trovare la parità. Secondo fallo per Francesco Toso, Spatti che va a realizzare, quindi completa il gioco da 3 punti, sono 6 per il giocatore di Gavardo ed è parità perfetta, quota 34, 44 secondi alla fine, chiude il palleggio Banchero, Toso l'end off con Bocconcelli, ora Benedusi che prova ad accentuare il tasso di aggressività della sua difesa. Palla per Toso che lavora in palleggio, si prende la stoppata di Gloria, però recupera vicino all'infrazione di passi che gli viene condonata. Gloria recupera, poi apre il contropiede direttamente nelle mani di Bocconcelli e tra gli improperi del pubblico pavese Sanjo che avrà l'ultimo possesso di questo secondo periodo. Bocconcelli va fino in fondo, va a sbagliare, arbitri che vedono un fallo con 6 secondi, fallo a rimbalzo, fallo di Benedusi che avrebbe spinto. Per Capitan Benedusi è il secondo fallo, c'è il minuto di sospensione chiamato da 15, un peccato perché Pavia era riuscita a difendere bene, riuscendo a negare la ricezione di Bocconcelli. Poi ancora una volta è un po' una costante, no? Pavia fa molta fatica e poi dopo si perde in un bicchiere d'acqua. È la seconda volta che Gloria nel passaggio di uscita non è particolarmente preciso, anche perché aveva Venucci assolutamente al proprio fianco e credo dalle giovanili a lungo, quando arriva a terra con la palla in mano, viene detto cerca il playmaker, consegna la palla in banca. Dopo Gloria ha aperto Gloria direttamente, ha costruito una casa e l'ha buttata giù nell'arco di 10 secondi. Peccato perché aveva fatto veramente una buona difesa, era riuscito anche a stoppare Toso, che non è facile, l'hai ricordato tu prima, giocatore era verticale. Certo. E quindi è un peccato proprio per quello. Però adesso Pavia deve comunque difendere in questi ultimi 6 secondi per evitare, come era successo anche contro Mestre, ce lo ricordiamo molto bene, di prendere un canestro allo scadere. Nessuna delle due squadre in bonus, quindi Quilici ha in effetti chiamato time out per disegnare l'ultima rimessa. 6 secondi, 6.69 per organizzare l'ultimo possesso offensivo per la truppa legnanese. Si muove Bocconcelli, Spatti va per le terre, Bocconcelli va in angolo, buon tiro per il baby Banchero che sbaglia, rimbalzo ancora una volta da Toso e ci va di lusso che Sanjo non punisca, finisce in perfetta parità, 34 pari all'intervallo. Pavia che è partita meglio
ha incassato però un 12-15 in questo secondo periodo. Prima di chiudere il collegamento andiamo a dare una ripassatina a quelli che sono i fatturati individuali. Per Pavia sono 4 di Touré, 8 di Gloria, Mazzoleni è entrato senza realizzare, Spatti sono 6, 14 Venucci, 2 di Benedusi per quanto riguarda la LTC, 7 di Toso, 2 di Parlato, 14 di Bocconcelli, 2 di Lardini, 3 di Banchero, 2 di Roveda, 4 di Colombo. Dal Paralavizza è tutto, ci risentiamo per la ripresa del gioco. 1-21 per la ripresa delle ostilità, perfetta parità qui all'intervallo, a metà gara, 34 pari. Stiamo dando un'occhiata alle statistiche, il dato che sicuramente balza all'occhio è il fatto che la panchina di Pavia abbia prodotto 0 punti e si tratta assolutamente di un inedito. Valdiraghi ha fin qui pescato sempre buone addizioni dalla panchina e una delle caratteristiche comunque nella composizione del roster è sicuramente quella di avere una squadra di 10 giocatori. Anche gli under di Pavia sono under che hanno esperienza, hanno minuti, quindi è sicuramente una situazione inedita, una situazione da correggere, così come bisognerebbe riuscire a trovare uno stopper adeguato per Bocconcelli. Valdiraghi ci ha provato con Touré, ci ha provato con Benedusi e non è riuscito comunque ad in qualche modo ad impedire a Bocconcelli di prendersi le sue iniziative appunto sia in avvicinamento sia in aperto al di fuori dell'arco dei tre punti. Bocconcelli, che è il principale riferimento offensivo degli ospiti, viaggia a oltre 15 a serata col 56% da 2 e il 36% da 3 punti. La difesa di casa peraltro è riuscita a limitare abbastanza Sasà Parlato, che è un giocatore di riferimento, è stato comunque limitato a 2 punti con 1 su 6 dal campo. Tutto pronto per ripartire, Valdiraghi si affida nuovamente al quintetto con cui ha iniziato, quindi lo start in pavese è Venucci, Touré, Benedusi, Spatti, Gloria. Primo possesso è per gli ospiti, si riparte con 20 minuti per andare a provare a vincere questa partita. La penetrazione di Roveda che va deciso ad attaccare Venucci, ma arbitri che non fischiano il contatto, quindi la palla che rimane nelle mani e quindi arriva la palla persa per il regista del 1998, 8 punti di media per lui in questo campionato. Palla alle mani di Mattia Venucci che supera la metà campo, va da Benedusi, è importante che Pavia approcci subito con faccia cattiva a questo secondo tempo. Venucci penetra, scarica per Spatti, Gloria che prova a prendere posizione sulle tacche, Venucci che lo innesca in questo momento, Gloria che si muove, c'è il raddoppio, lo scarico per Spatti, aperto da 3 punti, palla che viene sputata dal ferro, rimbalzo controllato da Parlato. Roveda che si fa tutto il campo, va da Parlato che ora è evidente mismatch, ribalta al lato per Bocconcelli, affrontato da Benedusi e c'è il fallo di Nicolò Benedusi, il terzo fallo per il capitano pavese sulla partenza in palleggio dell'ex giocatore di Pesaro. Non una splendida notizia per Baldiraghi, che sulla rimessa chiama la variante, la zona 2-3, che poi si adegua. Toso per Parlato, chilometri di spazio, penetra e scarica per la tripla aperta, sbagliata dal numero 10 Liardini. Anche in questo caso però la difesa non era stata particolarmente reattiva, aveva dato 3 metri di spazio a Parlato, che è un giocatore che solitamente non perdona. Touré con palla in mano prende il blocco di Gloria, va in avvicinamento, recapita un ottimo pallone al lungo di Piazza Armerina che va a realizzare 2 punti comodi. Doppia cifra anche per Mirko Gloria e primo vantaggio per Pavia, 36-34. Roveda per Parlato, molto fuori, accoppiato difensivamente a Gloria che ovviamente ora se lo perde. Parlato da 3 punti, spara. Fortuna vuole che il giocatore avellinese sbagli. Venucci che riparte di gran carriera da un buon pallone, l'extra pass di Gloria per Spatti. Spatti che si prende la soluzione classica dai 5 metri, va a realizzarla. Buon canestro di Spatti, 8 per lui. Uno Spatti che abbiamo visto in leggero progresso, ancora non è lo Spatti che potrebbe essere, ma comunque sicuramente più positivo rispetto alle precedenti uscite. Ora Bocconcelli batte Touré, va fino in fondo. Tardivo l'aiuto della difesa di casa e
Bocconcelli va al cristallo ad appoggiare i primi due punti del suo secondo tempo. Due di vantaggio per l'Omnia. Benedusi che potrebbe attaccare, torna invece da Penucci che va da Spatti. 8 secondi, Pavia non ha costruito niente. Ora quarto di campo per Spatti che viene raddoppiato, tripla come sempre abbastanza evidentemente battezzato Benedusi che sbaglia da 3 punti. C'è però il buon lavoro a rimbalzo offensivo di Mirko Gloria che tiene vivo, quindi c'è rimessa in zona d'attacco per Pavia che può sfruttare questo possesso addizionale. Avanti di due, Venucci ad occuparsi delle operazioni, va da Touré, si torna da Venucci che prende il blocco di Gloria, una finta, il passaggio non look, Gloria non controlla, arriva la palla persa, Bocconcelli che può ripartire accoppiato difensivamente a Momo Touré, mentre Venucci si è spostato sul numero 10 Leardini, c'è la buona difesa d'anticipo, Leardini perde palla, Venucci che va da Gloria, che va a realizzare, quindi Pavia che chiude questo contropiede primario trovando 2 punti ad alta percentuale. 40-36, 12 per Mirko Gloria, 7 minuti, 3 bruciati in questo terzo periodo. Doso che va da Leardini, parlato, giocarsi l'uno contro uno con le tacche, scarica da Toso che rinuncia al tiro, torna fuori da Roveda, 4 secondi per chiudere il possesso, Roveda costretto a buttarsi dentro, c'è il tocco della difesa di casa con 1 secondo. Pavia che comunque è riuscita a chiudere bene consentendo a Toso una ricezione molto fuori. Toso è un lungo che sicuramente non ha grande familiarità nel momento in cui si allontana da canestro. Arriva la palla persa, quindi il recupero e Pavia che può andare in contropiede primario. Venucci che va al ferro e va a realizzare, Mattia. 42-36 questo mini break sul quale coach Quilici va a chiamare minuto di sospensione. Pavia che ancora una volta con le armi semplici, la difesa e il contropiede, è riuscita a piazzare questa prima scasata che le ha dato 2 possessi di vantaggio. Sì, si potrebbe pensare che una squadra giovane come la Sangio corra di più rispetto a una Pavia che quando ragiona ha sicuramente delle armi che possono fare male. In questo caso è stato il contrario, perché Pavia è riuscita a correre per ben 2 volte, in particolar modo con Venucci che in un primo momento ha offerto l'assist a Gloria che è arrivato probabilmente a quota 12, esatto, proprio così, con 6 su 7 da 2 punti. In un secondo momento invece ha chiuso con la mano mancina un bellissimo contropiede architettato prima di tutto da Benedusi col suo lancio lungo. Una Pavia che però non si deve perdere Bocconcelli, perché abbiamo detto, è vero, bisogna mettere uno stopper difensivo, ma se il difensore si fa battere subito sul primo palleggio lì diventa impossibile fermarlo. Una soluzione potrebbe essere fare quel raddoppio che gli ospiti hanno fatto su Venucci su un pick and roll, su un eventuale pick and roll. Ritornano in campo le 2 squadre con Venucci, Touré, Benedusi, Spatti e Gloria, quindi quintetto invariato per coach Pat Baldiraghi e allo stesso modo per gli ospiti. Pressione un po' a tutto campo per Pavia, in realtà Venucci fa ricevere Roveda che porta la palla nella metà campo offensiva avversaria, aspetta l'uscita di Parlato, uno contro uno con Spatti, c'è il cambio, Leardini sfidato al tiro da Benedusi, accetta la sfida ma è un airball e allora Pavia può aumentare il suo vantaggio che dice per ora più 6. Venucci sul blocco in transizione di Spatti, blocco a sua volta di Gloria che riceve sotto canestro e realizza ancora su assist al bacio di Venucci. Ecco, se questo è il Mirko Gloria di Pavia ovviamente può fare molto male, perché si riceve sotto al ferro. Sesto assist nel frattempo di Mattia Venucci che sta dominando questa partita sia a livello realizzativo con 16 che a livello di assist. Eccolo qui un altro bellissimo cioccolatino per Benedusi. Ora Pavia sembra giocare sul velluto, palla ancora per Venucci, blocco di Gloria, Venucci in uno contro uno, step back, non prova il tiro, Benedusi si affida a Spatti in uno contro uno, spalla canestro contro Parlato, Spatti giro e tiro che però questa volta non va a bersaglio. E allora Roveda dall'altra parte contro Venucci, blocco, anzi doppio blocco e cambio con lo scarico per Leardini, uno contro uno sulla linea di fondo, probabilmente infrazione di passi ma va bene comunque così perché Pavia recupera la carambola difensiva. Venucci Piccaroli in transizione, non riesce a dare palla sotto, Gloria, scarico per Benedusi,
ancora blocco di Gloria, ritmi altissimi in questo frangente, altro ottimo assist di Benedusi per Gloria. Gloria adesso sta dominando anche grazie agli assist dei compagni, 16 per lui con 8 su 9 al tiro, davvero un'ottima prova per lui. Proveda per Bocconcelli, scarico per Leardini che non è pericoloso da tre punti come ha dimostrato tutta sera, palla sotto per Toso che però sbaglia, altra ottima difesa di Pavia che adesso continua a spingere sull'acceleratore. Venucci per Gloria, palla sotto ottima, scarico, extra pass, uno contro uno di Touré che però si mangia un appoggio a canestro, poteva essere il canestro del più 12, rimane invece più 10 invariato. Ora Roveda contro Benedusi, ottima ancora la difesa di Benedusi e palla quasi recuperata da Pavia che non diventa tale. Parlato con 6 secondi sul cronometro, palleggia adesso tiro da 3 punti, non va però, rimbalzo di Leardini. Roveda ancora a impostare l'azione con 7 secondi sul cronometro, sfrutta il blocco di Toso e fallo di Touré che tentava di forzare il blocco. Secondo fallo di Touré, secondo fallo per l'Omnia, doppio cambio, escono proprio Touré e Spatti, rientrano Mazzoleni e Nasello, dall'altra parte rientra Berra e rientra anche Colombo, numero 15. Ritmi davvero forsennati in questa fase, è più Pavia a spingere sull'acceleratore che la Sangio. Ora a rimettere sarà Roveda con 14 secondi riciclati sul cronometro dei 24. Bocconcelli aspetta proprio il blocco di Colombo che arriva, scarico per Berra in uno contro uno contro Mazzoleni, ottimo Mazzoleni anche lui in difesa. Benedusi ora francobollato a Bocconcelli, tripla di Roveda, questa volta non può esimersi dal prenderla e dal realizzarla, tripla di Roveda, 39 a 46. Ora Venucci aspetta l'uscita di Mazzoleni, blocco di Nasello che riceve in questo momento, scarico dall'altra parte per Benedusi, tripla di Benedusi che non va a bersaglio e rimbalzo di Parlato che affida palla a Roveda. Bocconcelli in uno contro uno contro Mazzoleni, scarico per Parlato che non si fida del suo tiro da tre punti. Ecco Paolo, Parlato questa sera non ha fatto sicuramente una buona figura dall'arco dei tre punti, se non sbaglio ecco 0 su 4 e Pavia sta sfidando adesso Parlato al tiro dalla lunga distanza. Sì, l'importanza, la differenza del regista sta facendo davvero tutta la differenza del mondo. La Sangio l'anno scorso giocava dei ritmi davvero sincopati con il tascabile, con Rota che era un giocatore davvero eccitante. Roveda è un giocatore interessante, un giocatore che però ha dei ritmi sicuramente più compassati, quindi la squadra, come hai sottolineato tu, va decisamente ad un altro ritmo. Ora Venucci rinuncia ad una tripla, si attacca in metà campo, ultimi 3 giri di orologio in questo terzo periodo, 46 a 39. Venucci da Nasello che penetra, un pallone per Gloria, una finta, un contatto, un tiro dai 5 metri cadendo all'indietro sbagliando. Pavia che ha sbagliato per 2 volte la chance di scappare definitivamente e Sangio ha sempre la possibilità di rimanere in contatto. Ora posizione profonda nel cuore del pittorato di Parlato su Venucci, canestro comodo sfruttando il fisico e Sangio ancora a meno 5, 46 per chi attacca, 41 per chi si difende, palla nelle mani di Benedusi sotto il taglio di Mazzoleni che può sfruttare il vantaggio fisico con Berra, c'è il fallo speso dal numero 18 ospite. È il secondo fallo di squadra per la Sangio, cambio chiamato da Baldiraghi, torna Momo Touré, va a prendere fiato Nicolò Benedusi, rimessa in zona d'attacco, se ne occupa Venucci. Ora Pavia deve trovare ovviamente un'alternativa, per molti minuti ha vissuto del pick and roll tra Venucci e Gloria, ora Venucci si mette in proprio, spara a 3 punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Colombo, riparte il 2000 Banchero, il palleggio prolungato, il cambio difensivo, Nasello contro di lui, ora c'è il cambio nuovamente, Colombo che riceve a posizione profonda, fuori da Berra che andrà ad attaccare in percussione Touré e sta con lui il cambio difensivo, Berra che si prende un tiro a 3 punti, lo sbaglia, Nasello che controlla il rimbalzo, Pavia che può ripartire, Pavia che deve trovare canestro dopo un paio di giri a vuoto del suo attacco, si prepara sul cubo di cambi Pippo Fazzioli, Mazzoleni si muove in palleggio, va da Nasello, il consegnato a Mattia Venucci,
che prende il blocco di Nasello, va a giocare uno contro uno, Naso dal palleggio affida un buon pallone per Gloria, classico tiro dai 5 metri del lungo di Piazza Armerina, questa volta sbaglia, rimangono 5 di vantaggio per Pavia, Bocconcelli pronto a ripartire. Mazzuzzelli su di lui va molto aggressivo, va molto vicino all'intercetto, palla per Colombo che attacca in movimento Gloria, poi chiude il palleggio, c'è la buona chiusura di Gloria, c'è però l'ultimo tocco del lungo siciliano, quindi Legnano, San Giorgio su Legnano che rimarrà in attacco con 1-12 per chiudere il terzo periodo. Fazioli che dà minuti di prezioso ossigeno a Mattia Venucci. Sarebbe importante per Pippo, che non ha trovato il tiro da tre punti, davvero trovare confidenza offensiva, perché Pippo in questo inizio di campionato è sempre stato un elemento fondamentale di rottura dalla panchina, portando appunto brio, portando verve, ma anche portando punti express. Attacco per la Sangio, parlato con palla in mano, va da Banchero, c'è il cambio difensivo, Mazzoleni va su Colombo, ora Leardini che manda al bar Gloria, va fino in fondo e sul ritorno di Mazzoleni arriva il fallo, quindi canestro e fallo, possibilità di gioco a tre punti e San Giorgio che è tornata assolutamente in partita, torna sotto di tre con possibilità di accorciare a due il gap. Leardini con l'aggiuntivo va a realizzare con questo gioco da 2-1. San Giorgio è lì, 46 per chi attacca, 44 per chi si difende. San Giorgio che prova anche ad alzare la pressione. Nasello che attacca deciso. Leardini si prende un contatto, è solo il secondo fallo di squadra per gli ospiti. E quindi in questi ultimi 54 secondi avranno la possibilità di spendere dei falli tattici senza comunque mandare Pavia in lunetta. Nasello con palla in mano, una mezza idea di attaccare parlato, scarica per Gloria, Mazzoleni, ora quintetto molto atipico per Pavia, Mazzoleni che punta, va da Gloria, altra palla buttata. L'ultimo tocco, 44 secondi da giocare, momento difficile ancora una volta con Pavia che ha rovesciato il latte faticosamente raccolto. Parlato, quarto di campo per lui contro Nasello. Parlato spinge, Nasello tiene il contatto, Turè che può ripartire, Pavia che avrebbe davvero bisogno fondamentale di andarsi a prendere due punti. Va Momo ad attaccare deciso il ferro, prende il fallo, saranno due tiri liberi fondamentali per interrompere questo momento di digiuno. E chiudere il break favorevole agli ospiti. Turè che realizza il primo, sono 5 per l'ex giocatore di Firenze. Percorso netto per lui a cronometro fermo, sono 6 per Momo Turè, sono 4 di vantaggio per Pavia con 21 secondi per arrivare alla boa di tre quarti gara. Il palleggio di Manchero marcato da Fazioli, riceve Leardini, molto spazio, chiaramente vengono sfidati al tiro i giovani della Sangio. Manchero il palleggio prolungato, si va da Parlato che non controlla, quindi con 4 secondi, ora vediamo se Baldiraghi chiama minuto per organizzare l'ultimo possesso, non sembra. Vediamo Pavia cosa riuscirà a combinare in 4 secondi, la rimessa di Fazioli, palla nelle mani di Turè che andrà ad attaccare, si prende il blocco, si prende il tiro da 8 metri, va vicino a realizzarlo. Si chiude così con Omni avanti di 4, 48-44, diamo un'occhiata ai bottini individuali per Pavia, sono 16 di Gloria, sono 6 di Turè, 16 anche per Venucci, 2 di Benedusi, 8 di Spatti. Quanto riguarda San Giorgese sono 4 di Parlato, 5 di Leardini, 4 anche per Colombo, 3 di Banchero, 5 di Roveda, 16 di Bocconcelli, 7 di Capitantoso. Pavia che è riuscita a strappare una prima volta, riuscita ad arrivare sulle 10 di margine, poi è bastato non punire per 3-4 azioni in fila e San Giorgio ha fatto ancora una volta la formichina, che era una squadra che ha sicuramente energie, ma tutto sommato anche la classica faccia tosta dei giovani per davvero non arrendersi mai.
sa, nel basket odierno con il tiro da tre punti è un attimo comunque piazzare dei parziali, ed è riuscito in effetti a rientrare trovando anche qualcosina al di fuori di Bocconcelli, che l'aveva davvero presa in spalla per due quarti. Cifre che purtroppo sono tornate per Pavia vicini alla consuetudine, quindi 15-31 da 2 e 4-15 da 3 punti. Ricordiamo che Pavia aveva approcciato 4-4, quindi c'è uno 0-11 aperto. 4-16 da 3 punti per gli ospiti, 15-34, quindi percentuali dal campo che sono sostanzialmente analoghe. In effetti la forbice strettissima è lì a testimoniarlo. Padilaghi che riparte con Venucci seduto e con Pippo Fazioli, che davvero avrebbe bisogno di trovare una giocata importante per mettersi definitivamente in partita. Venusi con i piedi a cavallo della riga di metà campo per Fazioli, su di lui va aggressivo Banchero, quello fra giovanissimi. La ricezione di Venucci, si va da Nasello con palla in mano, blocca per Benedusi, spazio, una mezza idea di attaccare, si va da Fazioli che penetra, si arresta a tiro, prende un contatto, arbitri che non fischiano nulla. Sangio che riparte con Parlato, il consegnato per Colombo. Banchero che punta Spatti, c'è la buona difesa di Fisico, una leggera ancata di Spatti che costringe all'errore il giovane playmaker di San Giorgio. Touré che va per le terre, riesce a mantenere il possesso del pallone, pallone che però ora perde Benedusi, quindi Saponetta impazzita, quindi primi due perse nei primi due attacchi di Pavia, e qualcosa ci suggerisce che Venucci tornerà presto sul parquet. Sì, Pavia adesso non deve accelerare troppo le operazioni, l'abbiamo visto nei primi due quarti, ma adesso deve un po' rallentare e ragionare di più, non deve fare il gioco della Sangio. Sì, in questo caso probabilmente il fatto di non avere un riferimento come Benedusi, è chiaro, ha provato, ha così sollecitato i pavesi a cercare una qualche situazione di vantaggio, magari forzando le cadenze. Terminate le operazioni di asciugatura del parquet, si può riprendere. Pavia che si chiude in difesa avanti di 4, quindi forbice davvero molto molto stretta. La ricezione di Colombo che va da Leardini, il cambio difensivo, Benedusi ora torna su Leardini, si va da Colombo che ribalta il lato debole di Parlato, la tripla di Parlato che va corta a rimbalzo, Benedusi che si fa valere, riesce a controllare, quindi Pavia che supera anche il secondo attacco ospite senza danni, ora torna in attacco con la necessità assoluta di andare a fatturare. Touré che lavora in palleggio sul blocco di Spatti, si prende una soluzione dei punti molto morbida, la soluzione di Momo, importante. Sono ottavo in realtà il punto per Touré, due possessi di margine per Pavia, davvero importante. Ora però sarebbe importante che con una buona difesa invece un comodo dai e vai con cui Colombo va a realizzare in semigancio. Tornano 4 i punti di vantaggio per l'Omnia. Touré in palleggio prolungato, va da Benedusi che ha una mezza idea di attaccare, subisce il fallo, c'è il cambio chiamato da Baldiraghi. Ora fuori Fazioli, torna sul parquet Mattia Venucci, 4 di margine per Pavia. Cambio anche per Quilici, anzi in doppio cambio, fuori Berra, torna Bocconcelli e fuori anche Banchero, torna sul parquet il regista titolare Roveda. Bocconcelli a marcare faccia a faccia Momo Touré. Momo che prende il blocco di Spatti, va da due, sbaglia, sputato letteralmente, la soluzione dell'esterno di Angera. Ultimi 8 minuti da bruciare in questa partita. Venucci accoppiato difensivamente ha Parlato, Bocconcelli, su di lui lavora Touré, rimane sul blocco, c'è il cambio difensivo con Nasello che ha dato a chiudere la visuale. Ora c'è la infrazione di passi per il numero 10 Leardini, quindi arriva la palla persa, palla persa numero 10 per i ragazzi di Daniele Quilici.
Pavia con possibilità di attaccare con 4 di margine, davvero per Pavia sarebbe il momento di piazzare la sgommata giusta per cercare di mettere vagamente in direzione il match. Parche bagnato, i ragazzini del giovanili che vanno ad asciugarlo, tutto pronto per ripartire. C'è ancora qualcosa da sistemare, no, tutto a posto, quindi parquet asciutto. Uomo Touré con palla in mano, Tenucci che quindi andrà a giostrare da guardia. Ora è marcato in maniera aggressiva Roveda, che taglia sul blocco e va vicinissimo all'intercetto. È andato quasi a buon fine l'anticipo. Rimessa in zona d'attacco per Pavia, sono 13 secondi per completare questo possesso. Benedusi per Nasello. Benucci che esce dalla guardia di Roveda, si prende una soluzione da due punti, la sbaglia. Spatti che non riesce a tener viva a rimbalzo il pallone, ora 4 da recuperare e palla in mano per la Sangio. Leardini che va da Colombo, c'è un cambio difensivo, quindi un mismatch che Colombo vuole giocarsi contro Benedusi. Va in avvicinamento e c'è il fallo speso da Benedusi, piuttosto misterioso francamente, perché Colombo si è mosso due volte sul perno. Benedusi ha mantenuto la posizione, purtroppo la brutta notizia è che il fallo numero 4 per il capitano Pavese. Sangio che rimette, parlato il consegnato con Roveda, la ricezione di Bocconcelli che va a ricciolo, c'è la buona chiusura difensiva di Nasello che evita che Bocconcelli si prenda un tiro, è costretto parlato a forzare, va cortissimo e Leardini spende un fallo inutile su Benucci. Secondo fallo di squadra per gli ospiti. Cambio chiamato da Baldiraghi, dentro Mazzoleni per Benedusi. Necessario ovviamente che anche Mazzoleni davvero si faccia valere in difesa. In coabitazione tra Touré e Benucci, Pavia supera la metà campo, va da Nasello per Mazzoleni, riapre per l'uscita di Benucci. Roveda sta con lui sul blocco, ora la percussione di Benucci che va al ferro, gran soluzione del regista di San Miniato, al quale è stata lasciata la corsia di sinistra, che ha ovviamente imboccato, che ha imbeccato volentieri. Bocconcelli con palla in mano, prova ad andare da Colombo, brutto passaggio, intercetta Benucci, Pavia che può andare in contropiede in soprannumero, un'esitazione però di Mazzoleni che non riesce a premiare il rimorchio di Nasello, c'è la soluzione da due punti di Spatti che sbaglia. Due possessi di margine per l'Omnia, 6 minuti da giocare, il palleggio di Roveda che ora lo chiude. Berra il cambio difensivo, quindi si trova accoppiato a Spatti, Berra lo punta, ora va ad attaccare dal palleggio, si prende una soluzione a destra, sbaglia ma Colombo va a rimbalzo, sbaglia anche Colombo. Spatti che però non è particolarmente reattivo a rimbalzo. E ora va a commettere fallo. Torna sul parquet Mirko Gloria, esce Alessandro Spatti dopo aver scommesso il secondo fallo. Torna anche Toso sul parquet per Colombo. Quindi con Gloria teoricamente Pavia torna ad avere anche un secondo riferimento offensivo importante, se si riuscirà ad alimentare i collegamenti con il lungo siciliano. Bocconcelli che parte deciso in palleggio, attacca il ferro, sbaglia, comunque buona la difesa di contenimento di Touré, ancora una volta attacca in soprannumero per Pavia, c'è Venucci aperto da tre punti, una finta, si prende una soluzione da due, la sbaglia, rimbalzo controllato l'ha parlato, peccato perché è importante questo tiro che Mattia si è preso. Sempre due possessi di margine per Pavia, 52-46, 5-26, Berra, su lui lavora forte Touré, lavora fallosamente, terzo fallo di squadra per Pavia sulla spinta di Momo Touré, laterale per la Sangio, 5-24, andiamo da Fabio. Sì, abbiamo ancora negli occhi il più 12 che non si è materializzato nella terza frazione, adesso Pavia è più 6,
e aveva la possibilità di andare a più 8, la palla è arrivata nelle mani del miglior realizzatore, quindi ottimo tiro sicuramente. Ora Roveda che commette fallo in attacco, è stato bravo questa volta Venucci a farlo vedere. Venucci davvero un maestro anche in fase difensiva. E terzo fallo per Roveda. Terzo fallo di squadra anche per gli ospiti, così come sono quelli di Pavia. Adesso Mazzoleni a rimettere in campo il pallone, anche se prima si deve asciugare il parquet. Ora in campo anche Nasello che agirà da 4 insieme a Gloria da 5. Palla nelle mani sapienti di Venucci che si affida a Momo Touré. Nasello riceve in questo momento, ma palla per Mazzoleni. Doppio blocco in uscita per Venucci, quarto fallo di Roveda che sicuramente è una brutta notizia per gli ospiti. Ed infatti Roveda viene subito e prontamente cambiato al suo posto Banchero, che comunque non ha sicuramente sfigurato nelle sue apparizioni in campo, però di certo è una perdita grave quella di Roveda. E tra l'altro adesso gli ospiti raggiungono anche il bonus, tripla di Momo Touré, 55-46. Serviva uno strappo, volevamo uno strappo, Pavia lo voleva e adesso è arrivato con Momo Touré. Pavia adesso però deve rientrare dal timeout con la stessa faccia con cui è uscita dal parquet. Sì, doppia cifra anche per Momo, arrivato a quota 11, tripla di peso specifico davvero enorme, ci voleva comunque un canestro pesante anche per fiaccare la resistenza di Sanjo, che è rimasta lì ovviamente speculando sulla mancanza di Killer Instinct, che in questo momento purtroppo è una costante in Pavia. E quindi è chiaro che questo canestro davvero ha un effetto macigno su quelle che possono essere le velleità degli ospiti. Si entra negli ultimi 5 minuti, tutto sommato entrarci avanti di 9 con la possibilità ora di fare una buona difesa è una notizia importante per Pavia, così come è una nota di colore Sanjo per la prima volta in bonus dopo 3 quarti in cui non era arrivata ai 4 falli di squadra. Questo sarà importante proprio perché non consentirà delle speculazioni e Pavia potrà andare in lunetta se Sanjo dovesse cercare di difendere usando le maniere forti. Si riparte con Toso, Parlato, Berra, Bocconcelli e Banchero per gli ospiti, Touré, Venucci, Mazzoleni, Nasello e Mirko Gloria per i padroni di casa. Ora Pavia che deve davvero vincerla, deve cominciare a vincerla come sempre in difesa. Nasello fa subito una gran cosa, va a intercettare su Banchero e va a chiudere il contropiede in solitario. Abbiamo chiesto una difesa è arrivata. Queste sono le giocate che davvero stroncano gli avversari. Pavia avanti di 11, 4-35 con questa ottima giocata difensiva di Naso. Toso che riceve, marcato la Gloria, ribalta sul lato debole per la tripla che il numero 10 Liardini sbaglia, rimbalzo in attacco lungo però controllato da Banchero, quindi possesso addizionale per gli ospiti, posizione interna profonda di Toso, va al semigancio cortissimo, Gloria che va molto determinato a rimbalzo difensivo, Pavia che può ripartire avanti di 11, ora è il momento davvero di piazzare il colpo del KO. Touré con palla in mano, si va da Venucci, Banchero che prova ad andare aggressivo sul regista toscano che si butta dentro, arriva la palla persa, può ripartire Bocconcelli, ora buono il rientro difensivo, la tripla alla quale Banchero rinuncia. Bocconcelli si prende una soluzione da due forzata, ancora una volta molto buona la difesa di Momo Touré. Momo che sta facendo la differenza sui due lati del campo in questo momento. Nasello con palla in mano, l'end off con Mazzoleni che va da Momo Touré, 11 per chiudere il possesso. Touré parte in palleggio, si prende la soluzione da due punti, evidente il tocco sulla mano del giocatore di Angera da parte di Bocconcelli, quindi saranno due tiri liberi per Momo Touré che ha firmato in prima persona, oltre a tanto sacrificio difensivo su Bocconcelli ha firmato in prima persona anche questo strappo, trovando prima i tiri liberi sul finire di terzo quarto, trovando poi la tripla, ora trovando un'altra iniziativa. E comunque, giusto per dare un dato statistico che comunque ci piace, ora cerchiamo il
conforto, direi che Bocconcelli 2 punti dopo l'intervallo. Avevamo invocato uno stopper nella pausa e insomma diciamo che la staffetta tra un po' di Mazzoleni e soprattutto molto Momo Touré sono riusciti ad arginare l'ispirazione, a inaridire l'ispirazione offensiva di Pietro Bocconcelli. E vista la cattiva serata dei compagni, diciamo, Sasà ha parlato davvero rispetto all'anno scorso, tutt'altro giocatore. L'anno scorso è stato un fattore clamoroso nel campionato di Serie B, ricordiamo un giocatore veterano che aveva fatto molti anni da comprimario in Serie A nella sua città ad Avellino ed era arrivato a fare letteralmente le onde in Serie B l'anno scorso a San Giorgio. È vero, c'erano anche due giocatori molto importanti nello scacchiere di Cot 15, come un playmaker razzente come Rota ed un giocatore, un'ala super fisicata, grandissimo difensore come Guido Scali. 2 tiri liberi a disposizione di Momo Touré per dare a Pavia il massimo vantaggio. Va a bersaglio con l'ausilio del primo ferro Momo. 12 per il prodotto delle giovanili Robo Red Fides, sono anche 12 per Pavia. Percorso netto per lui in Lone, da cronometro fermo sono 6-6 per Touré. 59-46, 13 di vantaggio per Pavia, 3-24. Ora abbiamo l'attacco di Parlato che va a forzare un sottomaro nella Tonnara, chiede un fallo, ma francamente sarebbe stato difficile essere premiato dai fischietti. Vai Fabio per l'attacco omnica. Adesso Venucci sulla posizione di Banchero, aspetta il blocco di Gloria, attacca in uno contro uno, soluzione non premiata dagli arbitri con il fischio, allora dall'altra parte la Sangio può attaccare sempre sul meno 13. Banchero adesso riceve palla per Lerdini, aspetta Berra, non gli consegna il pallone e palla persa abbastanza banale, ed è una palla persa che pesa, la 14ª di questa partita. Ora Touré a superare la metà campo difensiva, aspetta l'uscita di Benedusi, blocco di Gloria che rolla dentro. Nasello rischia di perdere il pallone, ora Benucci in uno contro uno contro Parlato, step back da 3 punti, ancora Mattia Benucci che indica il pubblico, 62-46. E se non è questa la tripla che spezza le gambe agli ospiti, poco ci manca. Berra sul blocco di Toso, palleggia del suo tiro che non va a bersaglio, palla ancora per Pavia. Benucci, da grande campione, ha probabilmente messo il punto esclamativo su questa partita per i suoi. Entra il numero 21 Fontana, altro giovane della Sangio. Touré adesso aspetta proprio l'uscita di Benucci, sempre francobollatosi a lui Banchero. Benucci prova a una palla immaginifica per Benedusi, tocco di piede del difensore, è rimessa sempre per Pavia con 1.56 ancora da giocare. Davvero questa sera ottima la difesa di Pavia che sta tenendo gli avversari a 46 punti. Benucci per Benedusi, ancora riceve il play toscano, alza un lob per Gloria che però non riesce a controllare, allora dall'altra parte Berra sull'ottimo rientro difensivo, abbiamo parlato troppo presto, stavo dicendo sull'ottimo rientro difensivo di Pavia, e canestro di Toso del meno 14. Momo Touré consegna a Nasello che attacca in uno contro uno, scarico per Benedusi, la tripla di Nicolò Benedusi, anche lui a bersaglio, 65-48. Quinto punto per lui. Ora Paolo, possiamo dire che è finita? Lo possiamo dire? Sì, direi proprio di sì, anche perché prima lo step back di Benucci, adesso questa tripla di Benedusi che ha letteralmente gridato al gol. Probabilmente davvero abbiamo archiviato le sofferenze. Hai sottolineato correttamente tu, comunque ancora una volta, l'ottima performance della nostra retroguardia. Sangio tenuta a 48, i legnanesi viaggiavano a 69 di media a partita, quindi comunque sono circa 20 sotto al loro fatturato abituale. Ora
altro intercetto non perfezionato da Venucci, perfezionato da Touré, contropiede in solitaria di Venucci che va a realizzare il 67-48. Quindi diciamo che, come vogliamo leggerla questa partita? Vogliamo leggere che vittoria doveva essere, vittoria arrivata, in buona autorità nel terzo quarto, ancora una volta la difesa che ci dà delle garanzie, delle risposte costantemente affidabili, ancora una volta un giocatore di categoria superiore come Mattia Venucci a ispirare. Diciamo che sottolineiamo i progressi, rimarchiamo volentieri i progressi offensivi di Gloria. Si è trovato, sta trovando ovviamente feeling, molto feeling, il suo pick and roll con Venucci è stato sicuramente uno dei fattori offensivi in questa partita. Rimarchiamo anche i primi segnali di vita di Alessandro Spatti, che finora era stato largamente al di sotto delle sue possibilità e oggi abbiamo visto tornare discretamente protagonista. E poi abbiamo visto poi anche una ottima partita di Momo Touré, sacrificato, applicato molto difensivamente e che è riuscito a mettere ovviamente poi la zampata di classe al momento opportuno, nel momento in cui Pavia ha piazzato lo strappo buono. Quindi ci godiamo volentieri questi ultimi 50 secondi di garbage time. Venucci che va a realizzare, che va a scrivere quota 25, esce tra gli applausi per la meritatissima standing ovation. Mattia Venucci chiude con 25, 5 su 10 da 2 punti, 4 su 6 da 3, 5 su 5 in lunetta, 6-9-4-8, quindi 21 di margine per Pavia. Berra con palla in mano, ora prova ad andare da Toso, arriva la palla persa, ovviamente Sangio che è stata letteralmente tramortita dal parziale finale di Pavia. Pavia che sarà impegnata nel prossimo match, trasferta di sabato sera alla Cade Somenzi, in trasferta contro la Juve Cremona. Pavia che raccoglie la terza vittoria interna del campionato, quindi si assesta a quota 6. Secondi per andare a chiudere. Vediamo se Pavia andrà ad attaccare per incrementare il fatturato, finora assestato sui 69 punti. Touré va da Mazzoleni, andrà ad attaccare il ferro, si prende la stoppata di Toso, la seconda stoppata del match. Ora il nuovo entrato, il numero 14 Drissi, che va a realizzare in contropiede il meno 19, 8 secondi. Via andrà a chiudere, si chiude qui, quindi sirena che arriva con Pavia che vince 69-50. Commento lo abbiamo già anticipato, andiamo a chiudere con le cifre individuali. Per la Omnia sono 5 di Benedosi, 16 di Gloria, 13 di Touré, 2 di Nasello, 25 di Venucci, 8 di Spatti. Per la San Giorgese sono 9 di Toso, 3 di Banchero, 4 di Parlato, 16 di Bocconcelli, 5 di Roveda, 5 di Lardini, 6 di Colombo. Dal Paralavizza, da Paolo Rappoccio e Fabio Sacchi, la più cordiale buona serata agli amici del basket, sperando di vedervi numerosi al sabato prossimo al seguito dell'Omnia. Cremona è a un tiro di schioppo, il Cade Somenzi è un super palazzo, si vede davvero benissimo, quindi direi che sarebbe il caso di presentarsi. A tutti, arrivederci, alla prossima.